Carissimi amici della Pagonotomia, buona domenica e come avevo annunciato sulla pagina di Facebook, oggi rasatura vintage. Perché? Perché mi è arrivato un pezzo molto importante della mia collezione vintage, che questo è un Aristocrat Made in UK. Guardate che qualità di finitura e che qualità di conservazione, che sono un pezzo del 49. Guardate che conservazione, che meccanismo perfetto, tutte le sue cose a posto. Mi è arrivata anche con la scatola, tutto pulito. Spero che si veda. Questo è un Aristocrat inglese. Ma la cosa più importante secondo me è il manico. Il manico è veramente bello. Spero che si veda, guardate che bello. Comunque, quindi facciamo una rasatura vintage e lo armiamo con delle lamette vintage che mi sono state fornite. Queste qua sono le lamette Gillette, sempre Silver Platinum. Scartiamo. Eccole qua. Scartiamo. E vedete che la confezione è quella tipica, con la lama esposta, che va scartata in questo senso. Quindi prendiamo questa lama, eccola qua. Questa è una lama che ha i suoi anni, Silver Platinum. Spero che il fuoco funzioni. Eccolo qua. Allora, facendo attenzione a non tagliarsi, apriamo la farfalla del nostro Aristocrat inglese. Intanto questa lama è molto morbida, eh? Molto morbida, rispetto a quelle moderne è molto morbida. Armiamo il nostro rasoio e chiudiamo la farfalla. Rasoio perfettamente armato. Ecco qua. A questo punto, per rimanere in tema vintage, io direi che così, anni 70, tabac. Tabac nella versione sapone stick. Pennello, questo è un pennello che è reduce da un regalo degli anni 80, immaginatevi, che fecero a mio padre, mai usato fino praticamente a poco tempo fa. Vedete questi pennello in scozzese quasi, maiale, ed è una mega. Questo era abbinato a una confezione anche con un multilama. Però questo, messo a bagno, insomma, un maiale. Allora, come usiamo lo stick? Usiamolo in maniera alternativa all'utilizzo direttamente invisibile sulla ciotola. Prendiamo lo stick, del tabacco, e andiamo a spatarrarlo sul fondo della ciotola. Vedete che i solchi della ciotola Rock di Rocco Contini imprigionano questo sapone. Andiamo proprio a, vedete, lo bagniamo un po', acqua calda. Ci metto un attimo a venire calda, vabbè, normale. Ecco qua. E vedete come questi. Ecco così. E qui ce n'è un po', no? A questo punto, col pennello, che è umido, andiamo a vedere cosa succede. E beh, monta. I solchi, come ho già detto più volte, fungono da booster. E guarda, bisogna aggiungere acqua, come siamo già messi. Adesso aggiungiamo acqua. Barba di 2 giorni. Abbastanza semplice.
un po' da vedere che ci siamo. Vedete come anche lo stick si può usare in ciotola. Bene, ci siamo, sciacquiamo il viso, illuminiamo, creiamo un po' di base e andiamo con il pennello di maiale Omega Vintage. Anni 80 questo. Quindi abbiamo già perso un pelo, peraltro non è mai utilizzato. Abbiamo già pennello anni 80, abbiamo il rasoio anni 40 50, le lamette anni 60 70 direi. Copriamo quasi tutto il secolo breve. Ecco qua, il sapone molto anni 70 e andiamo ad agire adesso con il nostro, cerchiamo la mano, con il nostro Gillette Aristocrat inglese. Ma a prescindere dal fatto che la farfalla, la testa Gillette è sempre quella, quindi non è una sorpresa. Questa lametta, niente male. Molto morbida. Quasi non si sente in giro. Prime impressioni molto positive. In particolare per quanto riguarda la lametta, perché il rasoio non è una sorpresa. Bene, primo giro andato, sciacquiamo un attimo il rasoio, sciacquiamo un attimo il viso. E andiamo con il montaggio per il pelo obliquo. Vediamo come si comporta questa Gillette Silver Platinum Vintage, montata sul rasoio vintage.
ora bene. Però va bene, perché è molto morbida, quindi si adatta molto bene al viso. Molto scorrevole. È un peccato che questa lametta non ci sia più. Il gilet ne fa di ottime, però questa morbidezza della lama non l'ho ancora riscontrata, in quelle moderne, quelle contemporanee. Qua c'è ancora qualcosina. Bene, andiamo con la sciacquata. Ultima insaponatura per il contrapelo. Molto liquida la voglio, questa. Leggera e liquida. Solo un velo. Questo manico, oltre che essere elegante, offre anche un grip. Notevole. Ogni tanto io proporrò rasature con questi rasoi vintage che colleziono. Mi sembra interessante, anche storicamente, pensare cosa era la produzione della Gillette, ad esempio, che era sterminata. Anche se poi fondamentalmente la testa era questa. Un po' di rifiniture. E direi che ci siamo, no? Cosa manca qui? Niente. Cerchiamo il video che non corteggia. Asciughiamoci. Via i residui. Dopo barba, beh, facciamo pandan, grande tabac, sempre dai sentori anni 70, eh? Questa bottiglia da 300
Vediamo se si vede, 300 millilitri. Ma aromi che sanno di cuoio, tabacco leggermente, cuoio. Mi ricorda veramente quegli odori anni 70, cioè, sarà che sono condizionato anche dal tipo di font che usa questo. Mi ricorda comunque. Mi evoca. Creme idratante, tabacco, extra cosmesi, Donato Ciniello. E qui abbiamo un'ottima crema idratante con estratto di olio di calendola, quindi anche da mettere su tutto il viso. Iniziamo da questa parte qua. Qui l'aroma del tabacco ancora più intenso, prodotto italiano, ne basta veramente poca per idratare e dare un'azione lenitiva su tutta la pelle. Bene. Direi che è andata tutto bene, sciacquo un attimo le mani. Quindi, vintage, Gillette ha fatto tantissimi rasoi negli anni, io ne ho collezionati, colleziono molti, parecchi. Questo verrà disarmato con la lametta comunque molto molto efficace, la Silver Platin. Va a finire in città della mente. Ed erano rasoi comunque fatti molto bene, perché vedete e che ancora oggi comunque hanno il loro costo sul mercato dell'usato, del vintage, se si vogliono trovare in condizioni come questo e se si vogliono trovare con la scatola, insomma, con tutte le cose che necessitano, no, per essere collezionati bene. Poi io mi accontento anche delle volte di rasoi senza scatola, non è questione, però quando c'è l'occasione di venire in possesso di un pezzo come questo, un prezzo, diciamo, contenuto, perché fondamentalmente non ho pagato poi tantissimo, allora bisogna farlo, insomma, ci sono quelle cose che, vediamo se si vede un po' di più, sono quelle cose che bisogna farle, insomma, no? Vale la pena. Molto bene, io vi ringrazio, sono contento che mi seguite, se mettete like alla pagina di Facebook, ma anche al canale adesso che abbiamo aperto di YouTube, e buona domenica e buona barba a tutti.